Sindaco, passa l'acqua e in questi momenti si inaugurano i nuovi locali del reparto di pediatria. Anche questa è una risposta a chi di frequente parla di un ospedale che smobilita, che si depotenzia? All'ospedale non smobilita assolutamente, abbiamo dimostrato con i fatti e non con le parole che l'ospedale è stato posto veramente alla grande attenzione della direzione generale. L'inaugurazione oggi della pediatria, ma voglio dire anche l'arrivo degli specialisti del Bambin Gesù, significa che sull'ospedale di Taormina l'azienda e la regione stanno puntando fortemente, così come noi avevamo asserito nel passato. E questo succede durante un momento di grande difficoltà, in un momento di contrazione della spesa, in un momento in cui si parla di comunque riordino e sicuramente di riduzione dei posti letto, l'ospedale di Taormina continua a offrire servizi di qualità, ponendosi assolutamente all'avanguardia e tra i primi posti nella sanità regionale. Tra l'altro c'è anche questo importante accordo stipulato di recente ufficialmente con il Bambin Gesù. Sì, questo è un accordo importante che ci gratifica e su cui devo dire comunque si stava lavorando da tempo. È un accordo che dovrebbe essere propedeutico a una crescita ulteriore del reparto di cardiochirurgia pediatrica. Noi ci abbiamo creduto quando all'inizio ci è stata prospettata questa cosa, soprattutto al primissimo incontro che abbiamo avuto assieme al dottore Poli, ci continuiamo a credere. C'è un paradosso, l'ospedale sta diventando piccolo, non c'è più posti fisici e materialmente per ospitare tutto quello che si vorrebbe portare a Taormina, lavoriamo per ulteriori reparti, soprattutto lavoriamo per una neurologia che riteniamo una grande mancanza per il reparto, per l'ospedale di Taormina. Ecco, l'amministrazione comunale in questi giorni, in queste settimane, è riuscita a chiudere delle vicende ataviche che si protraevano da anni, come il lodo in pregilo, il contenzioso SM. Un'altra scommessa proprio in tema di ospedale a questo punto potrebbe essere quella dei parcheggi. È un nodo importante quello dei parcheggi, lo abbiamo affrontato più volte con la direzione generale, c'è una volontà condivisa, amministrazione torminese e amministrazione USL, per venire a capo a questo grande problema, che si ricollega a quello che dicevo prima, l'ospedale è paradossalmente diventato piccolo e insufficiente per i suoi fabbisogni. Speriamo di arrivare alla soluzione che il direttore amministrativo mi diceva poco fa, c'è in atto un'occhiata particolare su alcuni terreni qui prospicienti l'ospedale che già nel passato erano stati oggetto di discussione per i parcheggi. Se dovessimo arrivare all'esproprio vero e proprio, come il direttore amministrativo mi diceva poco fa, potremmo anche pensare non solo a 409 posti macchina, ma anche a quella famosa superficie sanitaria e non di cui la città ha tanto bisogno.